Io sono Anchisus e oggi si riprende con Mega Man Star Force 2 Zagrix Ninja. Ok, nello scorso episodio abbiamo fatto praticamente tutto il tutorial, l'intro, chiamatela come volete. E adesso dobbiamo tornare normali. Mi era arrivata anche una mail nello scorso episodio, ma nulla di importante. Semplicemente Mega che ci ripeteva i comandi base per lottare, ma li so già a memoria. Quindi dirigiamoci di nuovo sulla nave della Fantapaura. Il rumore è sparito. Che succede qui? Eh? Chi sta per arrivare? Oh, ma naturalmente, come dimenticarli? Da sinistra a destra, Zack, Luna e Bud. Oh, Bud, io lo chiamo Bud, ma sono abituato. Ciao Geo, come va? Ciao Press. Che sorpresa vederti qui fuori all'aria aperta. Mi sa che oggi nevicherà. Che vuoi dire? Anch'io esco qualche volta. Oh, davvero? Perché saresti sempre in casa se potessi. Ti piace giocare con le tue diavolerie e guardare le stelle, eh? Essendo la presidentessa di classe ti consiglio di prenderti una boccata d'aria ogni tanto. Non preoccuparti, lo so benissimo. Esco spesso di casa per vedere le stelle. Dovresti ascoltare la Press Geo. Stare all'aria aperta fa bene, soprattutto se c'è da fare uno spuntino. Il solito Bud pensa sempre a mangiare. Vero Geo? Beh, certo. Invece a te consiglio di mangiare di più, per diventare più alto. Ehi! Avevi promesso di non prendermi in giro per la mia statura. Ditemi, cosa ci fate da queste parti? Non facciamo niente, proprio un bel niente. Accidenti! La Press è arrabbiata di nuovo. Ancora? Perché? Stavo suonando pianoforte a casa quando ho sentito un rumore fastidiosissimo per venire da qui. Stavo suonando così bene. Ma quel rumore ha rovinato tutto! Quel rumore ha fatto arrabbiare la Press. E non glielo perdoneremo mai. Ovviamente. Come perdonare un rumore? Bud, Zack, voi sì che mi capite. Scoprirò da dove veniva quel rumore. E poi gli darò una bella lezione. Se è questo che vuole la Press, allora lo faremo. Ci pensiamo noi. Un attimo. Che fine ha fatto quel rumore? È sparito. Il rumore proveniva da questa nave. Il problema è già stato risolto. Una nave pubblicitaria? Sembrava il rumore di un enorme frullatore. Un frullatore grande come una nave? Sei il solito. Hai fatto smettere tu quel rumore, vero Geo? O forse è stato Mega Man? Ecco, capisco. Su di lui si può sempre contare. Eh? Guarda che non sto cercando di farti un complimento. Mega Man, è su di lui che si può contare. Certo, certo, come se non si sapesse. Sei tutta rossa, Press. Taci, Zack. Comunque, potreste passare la voce quando parlate di queste cose? Tranquillo, non vogliamo che si scopra che Geo Stellar è Mega Man. No, certo. Peccato, al tuo posto io lo direi a tutti. Chi è stato? Lag stranissimo. Sì, ma trasformarsi come faccio non... io non è normale. E non voglio essere al centro dell'attenzione. Oh no! Chi è che arriva ancora? Cosa è successo? Due tizi mai visti. È precipitata qui! No! Che spreco di denaro! Mi sento male, malissimo! Ah! Versi strani. I soldi, tutti quei soldi! Che cosa gli è preso quel tipo? Si sente male, credo gli sia successo qualcosa. Dobbiamo scoprire qual è il problema. I presidenti di classe devono aiutare le persone in difficoltà. Giusto, la nostra Press è una paladina. Press? Geo, vai subito a vedere cosa succede. Ovvio, non sappiamo cosa fare, ma andiamo Geo. Va bene, andrò a vedere cosa succede. I soldi, tutti quei soldi. Che succede, signore? Soldi, ho preso un mucchio di soldi. Soldi? Io sono un produttore. Stavo usando questa nave pubblicitaria per promuovere il mio film. Oh, capisco. Ma ora è precipitata. Tutti i soldi che ho investito in pubblicità sono andati in fumo. Soldi, 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 soldi. No, abbastanza. È ancora più fastidioso di quel rumore. Soldi, no. Ehi, ragazzo, te la cavi con le macchine, no? Non puoi sistemare quella nave? Non sopporto più questo frastuono. Ci proverò. Mi scusi. Sì, cosa c'è? Non può far decollare la nave pubblicitaria? No, Nelica è saltata via durante lo schianto. Deve essere qui in giro, ma non la trovo. Oh, i miei soldi, i miei soldi, 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 soldi. Ma voi che mi ascoltate, cosa ne pensate? Basta! Se vogliamo aiutarlo dobbiamo ritrovare l'elica della nave. Oh, ho trovato, mi sa, qualcosa. Ah! Come mi è uscito quella? Ah. Dettagli. Trovata! Non ci arrivo però, è sul tetto. Ehi ragazzo, indosso il tuo visualizer. Ok. Oh, una comodissima strada onda. Wow, c'è una strada onda. Percorrendo quella strada onda arriverai proprio sul tetto. Hai ragione, cercherò un modo per arrivare fino lassù. Bene, vai subito a trasformarti allora.
dire che a differenza degli altri Mega Man, cioè del primo e del terzo, questo qua, la trasformazione si fa sui Vortex, ma a differenza del primo non andiamo direttamente sulla strada onda, la possiamo raggiungere. E a differenza del terzo, la strada onda è sopraelevata ancora rispetto al mondo reale. Quindi trasformiamoci. E, qui c'è una Mega Man Zero, non mi serve, non tiro, onda terra, onda. Ah, ok, mi sta dicendo di inserirla nel mio mazzo. Niente di più semplice, non lo sapete fare, basta che fate così, carte battaglia, mazzo Geo. Se premete A, prima destra, poi A, e la sostituite con la carta che volete sostituire. In questo caso io sostituo una granata perché non beccano mai una volta i nemici. E abbiamo preso l'elica. Ok, ora devo portarla a quell'uomo che parla in continuazione. Sì, direi di farlo il prima possibile. Prima che Luna smatti e lo picchi. Ok, ce l'abbiamo. Ah, sto portando un mucchio di quattrini. Già ho consegnato Elica all'uomo. Mi piace come usano le variabili. Oh, ma questa è l'Elica della nave pubblicitaria. Oh, magnifico. Questa nave deve essere riparata subito. Ripatata, ho detto. Circa mezz'ora dopo, la nave pubblicitaria volava di nuovo sopra la città. Oh, funziona, funziona! Molto interessante. La promozione di Fanta Paura costa un sacco di soldi. Grazie per non averli mandati tutti in fumo. Sono il produttore del film e voglio mostrarti la mia gratitudine per ciò che hai fatto. Non importa, non serve, davvero. Sciocchezze, se non fosse stato per te, ora sarei sul lastrico. Prendi questi. Già ho ottenuto biglietti. Ok. Dei biglietti per il film. Sono dei biglietti per Fanta Paura. Grazie agli ultimi ritrovati tecnologici potrai vedere i fantasmi in modo paurosamente realistico. Porta anche i tuoi amici, già che ci sei. La ringrazio. Bene, ora dobbiamo andare. Addio, soldi, 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 arrivederci. È tutto finito. Ma cosa me ne faccio di questi biglietti? Biglietti? Fammi vedere. Sono per il cinema, alla Sondas, nella capitale. Cos'è la Sondas? Non lo sai? È il posto più bello della capitale. Mai sentito nominare. Perché te ne stai sempre rientrato a casa con i tuoi aggeggi? Non capisco cosa c'entri. Come presidentessa di classe mi assumo la piena responsabilità se un mio compagno di classe è un ignorante. Grazie! Ho deciso. Abbiamo dei biglietti e qualcuno che non è mai stato alla Sondas. Domani andremo tutti a visitare la fantastica Las Ondas. Non saprei. Non puoi disobbedire a un mio ordine diretto. Vero? Chi? Io? No, io non volevo, guarda, vengo volentieri. Così potremmo rifocillarci per benino. Dude, andiamo solo a vedere un film, ok? Oh, va bene. Allora prenderò dei popcorn Ultra Jumbo Super Deluxe o Deluxe. Vabbè, lo sapevo. Bene, domani ci incontreremo tutte le fermate dell'autobus. Ok, a domani. Aspetta, Geo, se stanotte andrai a vedere le stelle, ti consiglio di vestirti bene. Agli ordini. E tu ricordi di togliere gli occhiali prima di andare a letto, Zack? Sì, signora. Quando te, Bud, vai a letto. Presto. Altrimenti domani non ti sveglierai in tempo. Certo, Press. Allora ci vediamo domani. E siate puntuali. Perché non funziona? Mamma, sono tornato. Qualche problema? Oh, Geo, meno male. La TV non funziona più. Proprio quando dovevo vedere un programma. Davvero? Tutta la cabina di me con l'elettronica. Potresti ripararla, per favore? L'immagine è disturbata. A quanto pare la TV funziona benissimo. Sembra solo un problema di ricezione del segnale. Ehi, ragazzo, possiamo controllare se davvero la ricezione. Ah, sì? E come? Per prima cosa, mettiti il visualizer. Ok. Tra parentesi, mia mamma non nota che sto parlando con me stesso, ma questi sono altri dettagli. Ehi, ma cosa? La fascia luminosa è il segnale della TV. Controllando, forse scopriamo perché la ricezione è pessima. Quindi quello è lo spazio M della TV. Sì, ma chiamiamolo solo SE. D'accordo? Ora trasformati e vediamo cosa c'è che non va in quell'SE. Ok, mi trasformo e poi controllo l'SE della TV. Hai detto qualcosa, Geo? Scusa, potresti ripetere? Ok, infatti me lo chiedevo effettivamente. No, ho aperto bocca, guarda. Te lo sei immaginata. Esaminiamo lo spazio M della TV. In che senso esaminiamo meglio? Vedi quelle onde che si raccolgono nello schermo superiore? Sono le onde ricevute dalla TV. Sì, le vedo. Ho capito. Andando lassù e controllando le onde televisive, forse potremmo risolvere il problema di ricezione della TV. Ma come possiamo raggiungere quelle onde?
Ah, non smetti mai di lamentarti. Sarà una passeggiata dopo aver effettuato il cambio d'onda. E ho già il cambio d'onda. Forza, proviamoci subito. Oh, ok. Diamoci da fare. Ah, sono oltre le nuvole io. Praticamente nello spazio sono. E pensare che nel primo Megaman dovevo usare una giga parabola per arrivare praticamente nello spazio. Va bene. Ecco le 6 dalla TV. Tutte le onde trasmesse dalla TV vengono raccolte qui. In questo punto, durante la ricezione. Tutte le onde concentrate in un punto? Però, siamo molto in alto, eh? Di solito le onde M viaggiano a questa altezza. E non temo che soffri anche di vertigini, ragazzo. Non ho paura. Lo spero per te. Ci sono molti spazi M come questo. Non solo le TV usano le onde M. Dovresti controllare tutti questi dispositivi appena ne hai l'occasione. Nei punti in cui le onde si concentrano, è probabile che tu possa entrare dentro. Ho capito. Bene, ragazzo, scopriamo ancora il problema della TV. Solo una cosa. Cerchiamo di non guardare in basso, ok? Oh, ciao, Hertz. Psss. Ehi, psss. Oh, non stavo dormendo sul lavoro, lo giuro. Allora è così? Beh, non importa. Chi sei? Sono Hertz della TV. Io vivo qui. Indirizzo tutte le trasmissioni alla TV della casa. Sono venuto a dirti che la mia TV riceve un male segnale. E questo perché stavi dormendo sul posto di lavoro? Ecco, mi hanno mandato qui dalla torre Eiffel. C'è parecchia strada da qui la torre. Ecco perché sono così stanco. Quindi ammetti di aver dormito sul lavoro? Oppure stavi solo riposando gli occhi? Ehi, stai ascoltando? Scusami tanto! Sì, è colpa mia, perdonami, ti prego. Non sono arrabbiato. Basta che sistemi la ricezione della TV, grazie. Prometto di non addormentarmi mai più. Farò il mio dovere. Se mantiene la parola, la TV dovrebbe funzionare. Ok, vado subito ad avvisare la mamma. Ehi, sveglia! Ci sono certo! Spero che mantenga la sua parola. Ah, eccoti, Gio. Si può sapere dove ti hai ricacciato? Vedete che le persone se lo chiedono allora che io sono uscito. Non posso dirle che mi sono trasformato per andare nello spazio M. In bagno. Allora, come va dalla TV? Ma guarda un po', ora funziona. Chissà qual era il problema. Un dormiglione. Cosa? Niente. Beh, ora funziona. Così potrò vedere quel programma. Oh! Chissà di che programma si tratta. Sta iniziando. Sbaglio, quella è la stazione Pace? Benvenuti in una nuova puntata di 220X oggi, dedicata alla favolosa stazione spaziale Pace. E ci ho preso. Mamma. Sì, tuo padre si trovava proprio sulla stazione Pace quando... Beh, questo è uno speciale su quei fatti. Lo scopo della stazione Pace era scambiare idee con gli alieni. L'umanità riponeva grandi sogni e speranze in essa, ma quei sogni furono infranti da un incidente di origine sconosciuta. Mega! No, sto scherzando. Da allora la stazione è svanita nel nulla. Qualche istante dopo... Purtroppo, secondo gli esperti, la nuova tecnologia non è ancora in grado di individuare la stazione Pace. Mamma. Che ne pensi, mamma? Credi che papà sia ancora vivo? Certo, caro. Credo che tuo padre sia ancora vivo, ma in sua assenza spetta a me prendermi cura di te e della casa, da sola. Quando tornerà, voglio accoglierlo con un sorriso e dirgli bentornato, caro. Mamma. Bene, il programma è finito. Credo sia ora di andare a letto, ok? Però ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Quindi se il video ci è piaciuto, lascia un commento, se ti piace, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bella ragazzi!